Napoletani belli, questa è a casa vostra. Così Edoardo De Filippo definiva il Teatro San Ferdinando, il suo teatro, e questa fu la frase che scrisse sul catalogo di sala che regalò al pubblico alla prima rappresentazione il 22 gennaio del 1954 in occasione della riapertura, dopo averlo acquistato per non rudere, ristrutturato a sue spese e donato alla città. A 70 anni di distanza, a 40 dalla morte del più famoso autore napoletano, il quotidiano La Repubblica sabato 20 gennaio donerà ai suoi lettori in allegato al giornale una riproduzione del libretto dal titolo Edoardo De Filippo e il Teatro San Ferdinando, edito da Guida. L'iniziativa è stata voluta dal quotidiano d'intesa con la Fondazione Edoardo De Filippo, retta da Tommaso, nipote e figlio di Luca, e diretta da Francesco Somma, in collaborazione col Comune di Napoli, che era presente oggi col sindaco Gaetano Manfredi, che ha annunciato lo stanziamento da parte del Comune di 400.000 euro per i lavori di restauro del Teatro Mercadante e del San Ferdinando. Il giovane De Filippo ha colto l'occasione per commentare, su domanda dei giornalisti, le nuove versioni delle commedie eduardiane andate in onda in televisione e i loro interpreti. Secondo me è importante che Edoardo ritorni nelle case delle persone, arrivi ai giovani di oggi e si faccia conoscere anche a loro. Sono tutti interpreti che sono stati capaci di cogliere degli aspetti importanti di Edoardo e dei loro testi. Il direttore Francesco Somma ha spiegato invece il ruolo della fondazione. Ed ecco il ruolo della fondazione, quello di stare vicino ai giovani che vivono in condizioni e momenti di svantaggio e cercare di essere di aiuto, di ausilio. Ed è questo il motivo per cui agli inizi degli anni 90 Luca De Filippo decise di donare il teatro alla città ad una condizione, che nascesse una fondazione che portava il nome del padre, che da senatore a vita aveva deciso di dedicare gli ultimi, diciamo così, le ultime sue risorse fisiche e di lavoro a favore dei ragazzi svantaggiati. Il sindaco Manfredi, a margine della presentazione, ha annunciato, commentando la morte di Enzo Moscato: noi abbiamo intenzione di valorizzare il grande contributo del teatro anche contemporaneo a Napoli e utilizzeremo proprio il ricordo di Moscato per un premio che sarà stabile, che sarà occasione per poter mostrare tutte quelle che sono le eccellenze napoletane nel campo del teatro contemporaneo. Commossa la testimonianza di Giulio Baffi, il giornalista che ha conosciuto Edoardo e che lo ricorda così. Straordinario, meraviglioso protagonista del suo sintesi. So che cosa significa il miracolo del teatro. Roberto è uno che ne vive. Il teatro è un luogo meraviglioso.